Ti è mai capitato di sentirti triste, solo, scoraggiato, di non vedere nessuna via d'uscita ai tuoi problemi? Forse no, non ancora, ma prima o poi capita a tutti di sentirsi così. Che tu sia giovane o vecchio, bello o brutto, non importa, ma in questi momenti è bello avere qualcuno che ti stia vicino e ti sappia consigliare. Oggi sentirai la storia di qualcuno che ci è passato molto, molto prima di te, addirittura 700 anni fa. Lo puoi trovare qui a piangere. Certo, non è una vista confortante. Dovrei presentartelo, ma credo che tu possa già immaginare chi sia. Dopotutto, il suo naso è inconfondibile. Il suo nome è Durante, ma la maggior parte delle persone lo conosce come Dante. Dante Alighieri. Se ti stai chiedendo come sia arrivato in questo bosco orribile, sarai sorpreso di sapere che non lo sa nemmeno lui. Semplicemente si è perso, e quando si è reso conto di non trovare più l'uscita era troppo tardi. Ma se l'inizio della storia è breve, la fine non lo è altrettanto. Quello che lo aspetta per tornare a casa è un lungo, lunghissimo viaggio. Un viaggio tra cielo e terra che passa per i luoghi più insoliti e inaspettati. Dalla oscura voragine infernale, per il purgatorio, fino al cerchio più alto del paradiso. E dal momento che il nostro amabile protagonista è anche un abile poeta, avrà cura di raccontare tutto nel suo libro più famoso, La Commedia, scritto sotto forma di poema epico. Si impegna davvero molto per scrivere un'opera che sia all'altezza dei grandi autori greci e latini. Ci mette tutto l'indispensabile. Il suo libro è diviso in tre parti, una per l'inferno, una per il purgatorio, una per il paradiso. Le cantiche. Ognuna delle cantiche è poi divisa in canti, 100 in tutto. Il tocco personale sta nello scrivere tutto il poema in terzine ed endecasillabi, cioè in strofe da 3 versi da 11 sillabe ognuno. E di solito c'è un proemio, cioè un piccolo brano all'inizio dell'opera che riassume tutto il contenuto. Il nostro Dante ce ne mette ben 4. Uno per ogni cantica e uno per l'opera intera. E poi ci sono tutte le tematiche più importanti, come ad esempio il viaggio. Non so se hai presente i viaggi di Ulisse, anche quelli fanno parte di un poema epico, ma ci stiamo perdendo in dati tecnici. Torniamo al nostro Dante che è ancora perso nel bosco e sta cercando una via di uscita. Non avrebbe potuto infilarsi in un posto peggiore. E quando ormai perse le speranze, trova un monte sopra il quale vede di nuovo la luce del sole e comincia a sperare di essere salvo. Si rende conto che al peggio non c'è mai fine. 3 bestie feroci assetate di sangue spuntano dal bosco e gli impediscono di salire. Una lonza, un leone e una lupa. Chi può salvarlo ormai? Il nostro poeta comincia a fare le sue preghiere, ormai convinto che sia la fine. Ma quasi dal nulla arriva all'improvviso un aiuto inaspettato. La salvezza. La figura di un uomo si erge davanti a lui. In pieno controllo della situazione, lo sconosciuto trova anche il tempo di presentarsi. Il suo nome è Virgilio, Virgilio e Mantovano, quello dell'Eneide, quello che all'epoca della nostra vicenda aveva circa 1300 anni. Certo, non ci si aspetterebbe di trovarlo così in forma, insomma. Forse un po' sciupato, ma tutto sommato ancora vigoroso. Come se avesse incontrato per strada il suo cantante preferito, Dante non può credere ai suoi occhi. Il grande Virgilio, il maestro, l'autore di un poema epico, l'Eneide per l'appunto, che lo aveva sempre ispirato. Ma il poeta latino non è certo lì per caso, è stato inviato da una donna graziosa e simile ad un angelo che gli aveva chiesto di salvare Dante. Beatrice. Se non lo sapessi, Beatrice è sempre stata la fiamma di Dante, una cotta presa tanto tempo fa che non l'ha mai lasciato, anche se lei non sembrava ricambiare. Fu davvero terribile per lui quando una malattia se la portò via, ma lei, che in fondo gli ha sempre voluto bene, non ha mai smesso di proteggerlo dal cielo, tanto da chiedere al grande Virgilio di venire in suo aiuto nel momento del bisogno. Ma il compito di Virgilio è molto più grande. Come guida e come padre dovrà scortare Dante nel viaggio più importante della sua vita. Un viaggio che pochi prima di lui hanno avuto l'onore di compiere. Un viaggio nei regni dell'oltretomba, a cominciare dall'oscuro inferno. Lo so, ti avevo promesso che questo racconto sarebbe stato su di te e sulle esperienze che anche a te sarebbero potute capitare. Ma non ti sembra che un viaggio all'inferno sia qualcosa che capita di fare tutti i giorni? Ma cerca di guardarlo da un altro punto di vista. La commedia può essere letta in molti modi. Non per niente viene chiamata poema epico didascalico allegorico. Significa che uno degli elementi più importanti è l'allegoria. Puoi trovare un'allegoria quando nel narrare una storia l'autore intende parlare di qualcos'altro, quando tutti gli elementi del racconto si rivestono di un significato diverso. Così quando Dante dice di essersi perso nella selva oscura, si riferisce in realtà ad un altro tipo di smarrimento, molto peggiore,
Pericoloso proprio perché può capitare a tutti, tutti i giorni. Dante, riferendosi alla selva, vuole parlare del peccato, di tutta una serie di scelte sbagliate che hanno reso tremenda la sua vita. Una decisione sbagliata dietro l'altra, che gli hanno fatto dimenticare cosa fosse giusto e cosa non lo fosse, e lo hanno fatto entrare in una situazione così triste da non sapere più come uscirne. Cerca la felicità in ogni dove e quando sembra averla raggiunta il suo pessimo carattere, i suoi vizi lo bloccano e lo fanno ripiombare nell'oscurità. La lussuria, la superbia e l'avarizia, simili alle bestie feroci. Il nostro poeta capisce che ciò che gli impedisce di raggiungere la felicità non è che lui stesso, è per guadagnare di nuovo la serenità e su se stesso che dovrà lavorare. Per uscire da questo bosco insidioso dovrà cambiarsi e reimparare cosa è il bene e cosa è il male. Per far ciò dovrà vedere tutto il peggio di questo mondo, persone che peggio di lui hanno gettato via la propria vita e non la riavranno più indietro. Dai loro errori si può imparare, si deve imparare. E proprio per questo, per far sì che quante più persone possibili potessero leggere quest'opera che è stata scritta non in latino, ma nella lingua del popolo, il volgare. Così, senza perdere un secondo, gambe in spalla, il nostro eroe e la sua guida si incamminano. I due si rendono subito conto, però, che entrare nel regno dei morti per uno che è ancora vivo risulta piuttosto difficile. Devono innanzitutto convincere Caronte a trasportarli sulla barca attraverso il fiume Acheronte, che separa l'antinferno dall'inferno vero e proprio. Incontrano poi Minosse, il mostro infernale che decide dove ogni dannato passerà l'eternità, girando la coda intorno al suo corpo a seconda di quanto in basso dovrà cadere. E ad ogni girone Dante si troverà ad incontrare nuovi mostri e nuovi pericoli. Ma superati questi ostacoli avrà anche modo di incontrare tante figure storiche importanti e tanti suoi conoscenti, amici e non. Anzi, siccome il nostro amico ha un carattere abbastanza vivace, capita abbastanza spesso che cominci a parlare della sua epoca e della situazione politica dell'Italia e di Firenze, anche in toni non troppo amichevoli. Ma riuscirà anche ad imparare tanto. Da Paolo e Francesca imparerà quanto sia difficile l'amore, dalla bocca di Ulisse il valore e i pericoli della conoscenza, da Maestro Adamo l'infamia dell'inganno, dal Conte Ugolino l'amore per i figli, da Giuda e Satana in persona l'orrore del tradimento. Ma com'è fatto l'inferno? Per Dante il dono più grande che è dato all'uomo è la ragione. È quella cosa che ci dà una marcia in più, che ci distingue da tutti gli animali e che ci avvicina all'infinito. Usare la propria ragione per il male è ciò che a Dante fa orrore più di ogni altra cosa. Quindi quanto più gli uomini usano il proprio intelletto per il male, tanto più in basso vengono precipitati all'inferno. Cosicché, più in superficie, nei primi sei cerchi, abbiamo quei peccati cosiddetti di incontinenza, cioè che vengono fatti quasi senza pensarci. Sono la lussuria, la gola, l'avarizia e la prodigalità. L'ira e l'accidia, che arriva agli eretici, quindi ai violenti del settimo cerchio. Più in basso di loro viene punita la frode, l'inganno, nell'ottavo cerchio, anche chiamato male bolge. Qui le 10 categorie di ingannatori che hanno usato la loro intelligenza per imbrogliare gli altri. Sono i seduttori, i lusingatori, i simoniaci, gli indovini, i barattieri, gli ipocriti, i ladri, i consiglieri fraudolenti, i seminatori di discordia e i falsari. Più in basso di chiunque altro le anime dannate di coloro che hanno usato la propria ragione per pugnalare alle spalle chi di loro si fidava, chi ha fatto loro del bene. La più infima delle categorie umane, i traditori. Tra loro Lucifero stesso, che bloccato all'interno di un lago gelato, tiene tra le sue fauci i più grandi traditori che la storia ricordi. Bruto, Cassio e Giuda. Tutti a condividere la stessa punizione nel luogo più freddo, lontano e dimenticato da Dio. Ogni dannato deve scontare la sua punizione, una punizione scelta appositamente per il suo genere di peccato. Qui Dante si supera, diventando forse un po' macabro. Introduce infatti un nuovo metodo per assegnare la pena, il contrappasso. Il dannato è costretto a mantenere per tutta l'eternità un comportamento opposto a quello avuto in vita, o per analogia, lo stesso comportamento, ma esasperato. Si può capire meglio con due esempi. Gli ipocriti, che hanno sempre camminato a testa alta mostrandosi migliori di quanto non fossero, sono costretti a camminare nell'inferno chini sotto il peso di una cappa che sembra d'oro, ma in realtà di piombo. O i lussuriosi, che in vita non hanno saputo frenare i propri istinti, che sono costretti ad essere trasportati senza sosta da un vento impetuoso che non dà loro tregua. Ma una volta usciti da questa voragine, dopo aver visto il dolore di tante persone, dopo aver percorso tanti chilometri, cosa resta a Dante e a noi? Beh, mi dispiace, ma non potrò dirtelo. Non fino in fondo, come potrei. Se sei tu il protagonista della storia, devi essere tu a capire cosa il viaggio cambierà in te.
Ma se c'è qualcosa che Dante voleva rendere chiaro a tutti è che un viaggio del genere non sarebbe stato possibile senza un aiuto fondamentale. Quell'aiuto che ci ha fatto uscire sani e salvi dalla nostra selva e che ci ha guidato attraverso tutto l'inferno, proteggendoci sempre. Abbiamo detto quasi all'inizio che ogni personaggio di questa vicenda rappresenta un elemento della nostra realtà. Virgilio, il compagno e la guida che ci è sempre stato accanto, rappresenta la ragione. Sì, la ragione. Il messaggio allora è chiaro. Non importa quale sia il percorso che scegliamo, che ci troviamo davanti, quello che conta è rimanere sempre lucidi e razionali. Se quello che ci porta a sbagliare è la mancanza di ragione, solo la ragione può riportarci sulla giusta strada, non i sentimenti, non la passione, ma la ragione. Ogni volta che cambiamo noi stessi dobbiamo assicurarci che lei ci sia. A questo punto penserei che tutto sia finito? Beh, il video sì, ma l'avventura continua. Il viaggio con Dante e Virgilio non finisce qui. Se vuoi sapere di più su di loro, sai dove cercare. Per ora li salutiamo, mentre riprendono il viaggio sotto lo sguardo delle stelle.